Jota durante il viaggio e il Jota che sarà dopo. Allora, io ci metto un po' di... A me non piace vendere un Jonathan che non è quello che vede lì, quindi sarò sincero. Jonathan è partito prima, era un Jonathan testardo, ambizioso e presuntuoso. Va bene, perché a 21 anni ci può anche stare. Presuntuoso perché io dicevo, io lo posso fare. A chi mi diceva, no, il mondo è pericoloso, come ho detto prima, non sai riparare la moto. Io avevo questa presunzione, io ce l'avrei fatta e l'avrei fatta anche bene. Motivato, testardo, orgoglioso. Durante il viaggio sono diventato una persona più umile, più sensibile a certe realtà, non parlo più di quelle umanitarie, proprio le persone, la povertà, vedere che siamo davvero nel primo mondo, no, in Italia. C'è gente che magari vive con 100 euro in un mese e deve sfamare 5 figli. Quindi, e nel viaggio ho imparato anche la fortuna che abbiamo, io e anche voi, cioè sentirsi fortunati di avere accesso a un'educazione buona, la salute buona, potersi vestire come uno vuole, perché non è così da tutte le parti. E il Jonathan dopo è un Jonathan che sorride alla vita, perché la mia vita, a volte ci guardiamo e ce lo diciamo in linea, la mia vita non è di quelle comuni, no? Le cose più strane sono successe quando meno me l'aspettavo e poi sono diventate le cose più belle col seguente poi. Un esempio, appunto, essere diventato papà durante il viaggio. Il mio migliore amico Glauco disse in un'intervista 9 anni fa, Jonathan partirà da solo, tornerà padre. Hai ragione. Capito, quindi.